Grazie al senatore Malan. Sicuramente appunto faremo anche degli approfondimenti su quest'altra importante figura canavesana. Poi si attento a definirlo un luogo comunque marginale, perché abbiamo anche in sala, no, sto scherzando, però abbiamo in sala anche dal punto di vista economico, abbiamo anche in sala il presidente Gea, che è presidente di Confindustria del Canavese, quindi ci può dire anche quanto il Canavese anche dal punto di vista economico sia strategico anche sicuramente per il territorio nazionale, ma non solo, e tra l'altro ancora oggi delle invenzioni che vengono da Ivrea o comunque dal Canavese, non ultime la piattaforma Arduino, quindi sono delle tecnologie che partono da lì ma girano il mondo, quindi sarà un luogo anche in provincia di Torino, comunque marginale rispetto alla grande città di Torino, ma è un luogo molto attivo proprio dal punto di vista tecnologico e dell'invenzione, quindi lo ricordiamo anche per questo. Proseguiamo dunque con l'intervento di Mauro Laus, che è presidente appunto del Consiglio regionale del Piemonte, eletto nella circoscrizione di Torino. E questa è un'altra appunto assemblea elettiva che utilizza il sistema stenografico Michele, infatti quella appunto della nostra regione. Il presidente, che ringrazio ancora per l'impegno che ha prodigato appunto per la promozione di queste iniziative previste per questa ricorrenza, nel suo intervento darà anche conto di come nel Consiglio regionale viene utilizzato il sistema Michela. Prego, Presidente. Buonasera, grazie onorevole, gentili relatori e presenti tutti. Io sento di dover un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti quanti si sono adoperati per celebrare uno dei più illustri personaggi piemontesi, Antonio Michela Zucco, nel bicentenario della nascita. E sento di essere grato che lo si celebri proprio qui, nella magnificenza e nel valore che quest'Aula rappresenta. Secoli di storia italiana sono passati sui tasti della Michela, catturati in quel sistema semplice e ingegnoso che rese il maestro canavesano famoso in tutto il mondo. Per quanto riguarda il Piemonte, la macchina Michela accompagna i lavori del Consiglio regionale sin dalla metà degli anni Ottanta. La sua validità si misura ancora oggi con gli ottimi risultati ottenuti in termini di celerità della stesura e disponibilità dei resoconti in tempi molto brevi, unitamente ad una qualità elevata dei testi che comprendono tutto quanto enunciato dagli oratori che mi hanno preceduto. L'introduzione della Michela nell'Assemblea legislativa piemontese si deve all'iniziativa dell'allora presidente Aldo Viglione, che alla fine del 1985, dopo averla vista in funzione in uno dei suoi viaggi a Roma, decise di dotare l'ente di un sistema di stenotipia elettronico per la redazione dei resoconti consiliari. All'epoca il lavoro veniva svolto senza alcun supporto informatico, i tempi di realizzazione degli atti erano oltremodo lunghi, si faceva ampio ricorso alle assunzioni a tempo determinato e gli addetti lavoravano anche il sabato per arginare l'inevitabile arretrato. Celebrare la macchina Michela e il suo inventore significa dunque per il Consiglio regionale del Piemonte anche rendere omaggio ad un pezzo della propria storia e fermarsi a ragionare su come un semplice strumento di lavoro possa da solo modificare il vissuto istituzionale di un ente e insieme il privato di chi lo utilizza. Nell'arco di 30 anni il processo di ammodernamento dei sistemi è proseguito a passi da gigante, ma l'istituzione non ha dimenticato la lungimiranza artigianale che oggi ci ha portati qui e che ha vinto la sfida del tempo. Anch'io saluto i discendenti del celebre Michela Zucco. Quando furono acquistate le apparecchiature, il personale interno venne coinvolto in un cambiamento senza precedenti. Chi si dedicava alle attività di verbalizzazione mediante stenografia manuale ebbe l'opportunità, quasi da un giorno all'altro, di abbandonare la faticosa opera di trascrizione o sbobinatura da audiocassetta. Le nuove procedure che entrarono in funzione a pieno regime tra il 1986 e il 1987 realizzarono molto il lavoro di resocontazione. Nel 1991, a seguito di un concorso pubblico, fu inserito nuovo personale. Tutti gli addetti vincitori della selezione provenivano da enti pubblici o aziende private, in cui si faceva già uso della stenotipia con il sistema Michela. E un secondo ampliamento dell'organico si ebbe nel 2000, quando ormai il sistema
fonostenografia brevettato dal nostro corregionale era diventato patrimonio di conoscenza di tutti i professionisti della resocontazione. Nel corso degli anni il sistema nel suo complesso ha saputo adeguarsi al mutare dei tempi per venire incontro alle esigenze dei suoi fruitori, in continua evoluzione per migliorare il metodo di lavoro e del prodotto finale e per adattarsi agli sviluppi del sistema informativo del Consiglio regionale. Gli atti consiliari, ai tempi di Viglione, disponibili solamente in formato cartaceo, sono stati poi digitalizzati e indicizzati in modo da consentire ricerche a testo libero per parola, per oratore, per gruppo consiliare, per argomento, utilizzando la classificazione della banca dati delle leggi regionali, la nostra attuale Arianna. Oggi il Consiglio regionale del Piemonte dispone di una struttura altamente specializzata. La resocontazione è assicurata da 9 stenotipiste, una è qui in sala che saluto affettuosamente, in grado di fornire con rapidità e sollecitudine i dibattiti che si svolgono in aula o nelle commissioni consiliari, soprattutto in occasione di audizioni o dibattiti che hanno particolare rilevanza. Se la richiesta arriva in tempo reale, i resoconti vengono redatti in bozza con minime correzioni. Diversamente, prima della loro spedizione ai consiglieri per l'approvazione dei singoli interventi, essi vengono rivisti e corretti con puntualità, nel rispetto dello stile differente dei vari oratori. Nell'officina del linguaggio, insomma, si lavora sempre più di fino. Il talento di catturare le parole per poter ricostruire i discorsi è diventato talento narrativo, superando la pura meccanica e persino la matematica delle combinazioni tra segno e sillabe. Ci piace credere che sia con l'impegno quotidiano e con questa attenzione al miglioramento che rendiamo l'omaggio migliore ad Antonio Michela Zucco, dal quale abbiamo ereditato ben più di una straordinaria invenzione. Il maestro canavesano ha rappresentato per il Piemonte soprattutto un esempio di caparbietà che a ben vedere continua ad essere la cifra della nostra gente. Grazie per l'ascolto e buon proseguo dei lavori.